Ma il razzo dell'ambiente, poi rosa stanno nell'associazione. Io porto il saluto del Presidente nazionale, che è il dottor Fogliati, e classico lavoro di buon lavoro, quanto lavoro ci sia bisogno di fare assieme, lo dimostrano già gli interventi fatti, anche quello che diceva Silvia Modelli nel suo intervento. La situazione è estremamente difficile e voglio offrire alcuni elementi di riflessione ulteriore. Ieri sera molti di voi avranno visto come il Presidente del Consiglio gongolava per aver ottenuto un rinvio dell'applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea, tradotte poi con l'impegno al 2020 del 20-20-20, cioè per raggiungere l'obiettivo di una riduzione del 20% delle emissioni di CO2, dell'avere l'incidenza del 20% delle fonti rinnovabili sulle produzioni generali di energia elettrica e 20% di efficienza garantita anche tra l'altro attraverso risorse economiche che lo Stato aveva messo a disposizione nel conto energia. Ovviamente la spiegazione di Berlusconi faceva immediatamente riferimento a una cosa non vera, cioè alla crisi finanziaria, in realtà è un ulteriore regalo alle grandi imprese. Solo per fare un riferimento, portare al 20% la riduzione di CO2 nel 2020 comporta ovviamente una variazione profonda del sistema produttivo, anche molto più di quello che è l'obiettivo del protocollo di Kyoto, perché quello si può aggirare facilmente semplicemente acquistando crediti dai paesi cosiddetti poveri, cioè i paesi che hanno avuto attribuito un livello di emissione che non raggiungeranno mai, non avendo impianti di produzione che provochino queste emissioni, e gli stati ricchi possono acquistare quei crediti e compensare le loro emissioni, quindi in una sostanza spendendo in questo e non nel rinnovare gli impianti. L'impegno invece fissato dall'Unione Europea era stringente, e quanto questo sia importante lo si vede qui in Puglia, se facciamo riferimento alle emissioni di CO2 dell'Ilva, se facciamo riferimento alle emissioni di CO2 dell'impianto di Brindisi Sud dell'Enel, di quell'Enel che invece di spendere sugli impianti spende nelle sponsorizzazioni di società di pallacanestro quale quella di Brindisi, perché il ritorno d'immagine in quel caso è garantito, l'investimento sugli impianti è altra cosa. Un secondo elemento di riflessione lo fornisco sulla politica di gestione dei rifiuti. Anche qui, come avete visto tutti, il Presidente del Consiglio convoca a Napoli Consiglio dei Ministri, pubblicizza i risultati ottenuti su Napoli, poi mi sa tanto invece che quei risultati sono come un tentativo di nascondere sotto il letto i rifiuti, in sostanza non affrontando, e di sponsorizzare, anzi di fornire finanziamenti ingenti solo in due direzioni, i termovalorizzatori cosiddetti e le discariche. Lo stesso Presidente del Consiglio, purtroppo questo non è stato pubblicizzato come era necessario fare, come uno dei primi atti assunti ha corretto quello che era un impegno del governo Prodi per quanto riguarda la raccolta differenziata. Il governo Prodi prevedeva il 60% nel 2012, il governo Berlusconi
prevede il 75% nel 2011. È chiaro che c'è una contraddizione in termini: o si investe sulla raccolta differenziata, ma investire sulla raccolta differenziata non fa gli interessi di precise imprese, o si investe nel mantenimento, anzi nel peggioramento forse della situazione attuale, e quindi inceneritori ancora in discarica. E questo è, dicevo, un ulteriore elemento di riflessione se poi vogliamo veramente affrontare con serietà la politica di gestione dei rifiuti, perché investire in raccolta differenziata automaticamente significa non farlo in inceneritori, ma a cominciare dalla Marcegaglia, l'interesse è un altro, chiaramente, quello degli inceneritori. Un terzo elemento di riflessione riguarda, mi fa ricollegare a quanto è emerso, soprattutto sulla situazione di Taranto, laddove non a caso di notte si hanno quelle missioni, anche per una ragione molto semplice, perché di notte è facile eliminare il funzionamento degli elettrofilter. Ci sarebbe poi da chiedersi come mai leggi prevedano rilevamenti a bocca di camino e poi nella sostanza accade questo, soprattutto chi li fa i rilevamenti a bocca di camino e chi li controlla. Si parlava prima della diossina, ma la diossina, così come il CQM tanto tristemente noto a Brindisi, come si fa a poterli valutare in termini deterministici come livelli di emissione? Qualsiasi oncologo sa che questo non può essere, tanto più in realtà in cui i livelli di emissione, i livelli a cui sono sottoposti costantemente i cittadini, tendono necessariamente ad abbassare i cosiddetti livelli guardia. Però questo è, noi siamo stati tante volte a discutere in questi mesi anche con l'ARPA su quali si dovessero considerare i valori soglia o come poter intervenire. Nella sostanza non succede niente. Come si può immaginare che la situazione possa invertirsi se poi il proprietario dell'ILVA, Riva, è uno degli azionisti maggiori della CAI, cioè di quella società che sta avendo regalata l'Italia? Basti soltanto questo per darsi una risposta. Rispetto alla questione del CQM, è francamente triste assistere a come la vicenda giudiziaria è andata avanti, a come si sia individuato come unico elemento collegabile a disposizione del CQM un'unica patologia che naturalmente eliminava una serie di casistiche, una serie di dati emersi dall'ampia mole di cartelle cliniche consegnate dai parenti degli esposti a CQM, nel frattempo molti morti. E così si è aggiunto la beffa al danno. Ricordiamo una serie di quei casi perché sono emblematici. Guarda caso, chi lavorava per le ditte appaltatrici veniva mandato a fare le cosiddette pulizie. Chi era nelle ditte appaltatrici era tutelato molto meno da chi era dipendente nel petrolio. E c'è un caso emblematico da questo punto di vista di un operaio che fu intervistato anche da Michele Santoro. E da Michele Santoro, questo operaio è maestro, morto a 45 anni, disse di aver lavorato per una ditta appaltatrice, anzi di aver accolto con gioia la possibilità di iniziare molto giovane a lavorare per questa ditta appaltatrice, perché
offriva la possibilità di lavorare per vivere e per far vivere la sua famiglia, per poi accorgersi che in realtà aveva lavorato unicamente per morire. Ma accanto a questo caso vi erano quelli dei dipendenti del petrolchimico, e quello di Galetto è ampiamente conosciuto perché è quello che poi produsse l'avvio dell'inchiesta, portando le proprie relazioni a Casson a Venezia perché non si fidava di lei, della apertura di un procedimento da cui potesse scaturire un risultato positivo qui a Brindisi. Caretto, quando pose i problemi qui, fu mandato in quello che veniva chiamato deposito, con un bel termine. Il deposito in realtà era un capannone in cui era confinato il cosiddetto PQC imperfetto, cioè in cui si era sottoposti costantemente in ambiente chiuso ad esposizione a CQM. Ma la cosa che voglio segnalare ulteriormente è questa: l'EUSI, ultima proprietaria di quell'impianto, la Dow Chemica, proprietaria dell'impianto MDI, pur trovandosi in un'area a rischio ambientale e pur esistendo un piano di risanamento che imponeva il risanamento, le bonifiche a carico di chi aveva la proprietà di quell'impianto che aveva inquinato, se ne sono potute andare tranquillamente da Brindisi una volta che era venuto meno l'unico loro interesse, l'interesse aziendale. La Dow Chemical ha fatto di peggio. La Dow Chemical ha acquistato l'impianto unicamente per chiuderlo ed eliminare una concorrenza sul mercato. Nessuno ha rincorso queste società e richiamato queste società alle loro responsabilità. E allora, perché cito questo dato? Perché rispetto a questo, ed una situazione difficile, tanto più difficile in chiave nazionale, c'è sempre soltanto una molla che deve scattare e deve tenere unite tutti noi. Mi veniva in mente, sentendo quell'esperienza di tanto, richiamo una frase di Martin Luther King quando invitava a non stancarsi di essere indignati. Credo che questa debba essere la molla costante a cui richiamarsi in un lavoro che, tanto più perché le difficoltà sono crescenti, non può che essere comune delle nostre associazioni. E su questo concordo con quello che diceva Leo Carli: sicuramente l'esperienza a Brindisi è significativa e positiva, perché non in nome di una opposizione preconcetta, priva di contenuti, si è fondata un'intesa larga contro il rigassificatore a Brindisi, ma in nome di uno sviluppo diverso, di uno sviluppo sostenibile e di una contrarietà assoluta rispetto a scelte dietro cui non vi era soltanto il rischio di incidente rilevante, ma vi era evidente, si è dovuti arrivare fino ai provvedimenti giudiziari perché altri ne prendessero conto, l'inquinamento delle coscienze, un inquinamento che ha avuto risvolti penali che sono sotto gli occhi di tutti e saranno anche dei rinvii a giudizio di questi giorni. Sicuramente quell'esperienza è da tenere in considerazione, perché appunto quanto più è possibile si lavori assieme, partendo, dicevo prima, da quella necessaria molla che l'essere indignati deve fornire, perché quella ci dà forza, ci fa superare
una serie di difficoltà, la sensazione di non potercela fare, ma in nome di quello e lavorando assieme si possono ottenere dei risultati in un contesto nazionale ed internazionale che certo non può rallegrare.